The 2015 Polyglot Gathering is brought to you by Italki. Become fluent in any language. Ciao. Ciao. That's it. È la mia prima presentazione in italiano questa, sono emozionatissimo. Parlo sempre in inglese, invece per la prima volta parlerò in italiano. E quindi cambiamo la slide e parliamo proprio di come creare delle abitudini per imparare le lingue. Le abitudini sono importanti perché secondo me sono il modo per veramente per fare per vedi, in italiano non so come dirlo, vorrei dire niente. It's a way to live. No, un modo di vivere, pensiamo sempre che sia la forza di volontà, no, necessaria per fare le cose, invece sono le abitudini che ci controllano. Il 40% anche di più delle azioni che facciamo ogni giorno sono cose che facciamo in automatico, sono cose che non pensiamo, sono azioni che facciamo senza dover pensare, senza nessuna forza di volontà. E appunto, ecco la presentazione in italiano. È anche strano, è la mia seconda volta a Berlino a parlare di abitudini, di produttività. Io sono un italiano in Germania a parlare di produttività, insomma, sempre un po' strano, però andiamo avanti. Insomma, io sono italiano, sono Claudio, sono appassionato di lingue, vivo all'estero, quindi ho un bisogno vero di imparare le lingue, prima la Finlandia, poi ora la Lituania. E Blu è la mia piccola creatura, non so se... Chi è di voi che non conosce Blu Blu? Vediamo, Don't film this. E vabbè, vi spiegherò un po' più avanti che cos'è. Insomma, imparare le lingue è... Quanti di voi stanno imparando una lingua? vero. E quante volte, no? Io per esempio adesso sono appassionato, mi ero appassionato per la lingua svedese, volevo imparare lo svedese, quindi giù a scaricare da internet i corsi e le flashcard, cercare, no, comprare magari un libro, quindi all'inizio c'è questo entusiasmo iniziale, no? La prima settimana va tutto bene, non c'è 2-3 ore al giorno, non c'è problema, poi seconda settimana già un pochino meno. Terza settimana l'entusiasmo, finché poi arriva Facebook e non c'è più tempo per studiare, no? Non ho tempo per lo svedese, non ho tempo, però sempre quelle 2-3 ore per Facebook al giorno le troviamo sempre. E quindi il problema vero è questo, che fidarsi della motivazione è rischioso, perché la motivazione c'è e non c'è, no? All'inizio, quando voglio imparare una lingua, sono molto motivato, ma qualunque cosa, non solo le lingue, no? Quando voglio andare in palestra, voglio iniziare a correre, iniziare a fare la colazione o cucinare il pranzo, qualunque cosa, ecco, la motivazione c'è all'inizio, ma poi tende a svanire. Quindi mai fidarsi della forza di volontà, perché quando molto spesso, no, si sente dire non ho abbastanza forza di volontà per fare qualcosa, che sia magari imparare le lingue o qualunque altra abitudine. Purtroppo non è un problema di forza di volontà, ma è la disciplina. Cioè bisogna fidarsi della disciplina, bisogna creare un sistema quasi militarizzato, oserei dire, ma solo per i primi giorni, quando l'abitudine di studiare magari lo svedese non c'è ancora, non fa parte della mia giornata tipo. Nella mia giornata tipo non c'è studiare lo svedese, è una cosa nuova. E quindi devo creare delle regole rigide per introdurre questa abitudine nella mia vita. No? Adesso, per dire, lavarsi i denti, chi di voi ha problemi con lavarsi i denti la mattina? Ecco, non filmare, un anonimo, una mano. Ma non è, il problema vero è che non è un'abitudine. Chi di voi pensa, oddio, stamattina devo lavarmi i denti? Nessuno, cioè una cosa che facciamo in automatico, no? Come magari per... tu alzi sempre la mano, qualunque cosa dico alzi la mano. Chi mi ama davvero? È un'abitudine questa di alzare la mano. No, sono le cose che non pensiamo, non bisogna pensarci, quindi... Imparare le lingue, creare queste abitudini, per i primi 30 giorni c'è questa sofferenza, bisogna imparare a gestire questa sofferenza dei primi 30 giorni per poi riuscire a
a vivere con il pilota automatico, no? Non pensiamo a lavarsi i denti, è una cosa che abbiamo imparato da bambini, ma se volessimo adesso imparare, che ne so, a fare, dico imparare a fare la doccia dopo cena, prima di andare a dormire, chi di voi fa la doccia dopo cena prima di andare a dormire? Pochi, no? Magari la facciamo la mattina, ecco. Quindi per introdurre questa cosa, che è una cosa semplice, no? Fare la doccia prima di andare a dormire. Io non la facevo, adesso la faccio, ma non è che sia una cosa migliore o peggiore, insomma è un'abitudine, no? Però per introdurla bisogna lavorarci costantemente. Ecco, l'importanza delle abitudini. L'anno scorso mi ricordo abbiamo parlato molto di questo conflitto, no? Abitudini e creatività. Spesso quando si parla di essere più produttivi c'è sempre qualcuno che alza la mano. E la creatività dov'è? No, ma la creatività è appunto nel momento in cui io riesco a diciamo sforzarmi, faccio la mia mezz'ora di svedese ogni mattina e diventa un'abitudine, a quel punto io sono libero fuori da quella mezz'ora di essere creativo. Cioè le abitudini ci fanno vivere molto più serenamente, perché non devo pensare oddio adesso devo fare le flashcards o adesso devo farmi la doccia, adesso devo dormire, sono cose a cui non pensiamo. Così abbiamo più tempo e più energia e più forza di volontà per poi lavorare sulle cose dove vogliamo essere più creativi. Quindi le abitudini, che da una parte sembra, quando parlavo di sistema militarizzato, no? Sembra che oddio io non voglio una vita fatta di regole, di rigidità. E invece queste abitudini vanno, almeno come le penso io, sono, danno più libertà. Perché una volta che io ho creato delle abitudini nella mia vita, ora sono libero e ho più tempo per pensare ad altre cose. Un'abitudine al mese spesso si vuole, anche quando impariamo una nuova lingua, no? Spesso adesso voglio fare Michel Thomas, poi voglio fare mezz'ora di Anki, poi voglio andare in questo foro, voglio fare questo, voglio fare quello, e diventa difficile. Se non è un'abitudine, se io non ho già l'abitudine prima di fare le flashcards, per esempio, no? Non ho mai usato Anki. Per dire, adesso voglio improvvisamente fare anche Assimil, Teach Yourself e Michel Thomas nello stesso momento. Sto facendo un sacco di pubblicità ai concorrenti, eh? E anche Duolingo. Se non sono abitudini che io ho da prima, se queste sono tutte azioni nuove che io non ho mai fatto prima, diventa complesso. Quindi è importante davvero focalizzarsi in una nuova abitudine al mese. Appunto, farla per 30 giorni, 30 giorni di Duolingo, no? Se Duolingo è la nuova cosa che vogliamo introdurre nella nostra routine, devo sforzarmi di fare Duolingo per 30 giorni, ma non Duolingo e Michel Thomas, perché poi diventa complesso. Non è sempre impossibile, insomma, dipende appunto dalla motivazione, da tante cose. Però, come abbiamo detto prima, fidarsi della motivazione è rischioso, quindi nel momento in cui non sono più motivato, ecco che oggi salto il mio Duolingo, non ho tempo per Michel Thomas, domani è sabato, poi domenica, e lunedì non ho perso il ritmo e non lo faccio più. Invece una sola abitudine è molto più semplice. Quindi facciamo un esempio di come introdurre una nuova abitudine nella vostra routine di apprendimento delle lingue. Ne ho presa una a caso tra i miei competitor BluBlu. Diciamo che, e ripeto, potete applicarla a qualunque altra, potrebbe essere iTalki, potrebbe essere Duolingo, qualunque cosa. Diciamo che volete imparare lo svedese e avete deciso di fare ogni giorno di utilizzare anche BluBlu insieme alla vostra routine. Quindi eccomi qui, adesso qui c'è il tedesco fra l'altro. Comunque sono qui che inizio, voglio fare i miei 5-10 minuti di BluBlu, sono molto emozionato, clicco. Però vedete tutte quelle finestre lì in alto? Quelle sono distrazioni, no? Quante volte il nostro Chrome o Safari o Firefox pieno di finestre in alto, no? Aperte, queste famose tab, e ce ne sono alcune davvero pericolose come queste, che sono lì con quel numerino a lampeggiare, a ricordarci che c'è qualcosa di davvero importante, no? Molto più importante dello svedese. Poi magari clicchi e non c'è niente, c'è tua mamma che fa ciao, dove sei? Sì, mamma. Però una volta che purtroppo abbiamo cliccato, abbiamo perso la concentrazione. Quindi tutto schermo, questa è l'icona del tutto schermo, è
quando sono al computer, secondo me è davvero fondamentale lavorare a tutto schermo. L'anno scorso una grandissima litigata durante il Q&A perché molte persone sono convinte di non poter lavorare su una cosa sola, no? Non so chi di voi crede che sia impossibile fare una cosa sola per 10 minuti o 20 minuti, no? C'è qualcuno che ha sempre bisogno di muoversi tra varie finestre, però purtroppo questo passare da una finestra all'altra ci deconcentra, e soprattutto se io non ho questa abitudine ancora di andare su BlueBlue o iTalki o Duolingo o quello che sia, purtroppo poi una volta che sono su Facebook diventa difficilissimo tornare indietro a fare i miei 5 minuti di BlueBlue. E la cosa bella che secondo me c'è in Chrome è questa, non so chi di voi usa Chrome, Presentation Mode, modalità presentazione, dove veramente scompare tutto, scompaiono i menu, c'è solo la finestra che state facendo in questo momento, e funziona per qualunque sito internet, quindi se volete leggere le news in svedese o italiano, francese, se volete fare BlueBlue o Duolingo, qualunque altra cosa, andare a tutto schermo, meglio ancora in modalità presentazione, fa sparire tutte le distrazioni. Ed ecco come si presenta lo schermo, praticamente questo è lo schermo del computer, non c'è nient'altro che il sito internet che state facendo in questo momento, quindi davvero evitare tutte le distrazioni a tutto schermo, e non solo per il computer, anche per la scrivania, no? Sembra strano, ma avere una scrivania come questa, ecco le distrazioni, no? C'è il telefono, la macchinetta fotografica, un flyer, comunque queste cose qui intorno distraggono, soprattutto quando l'abitudine non è ancora un'abitudine che abbiamo forte dentro di noi, una cosa nuova che stiamo facendo in questo momento sembra impossibile, ma qualunque piccolo, oddio, devo sistemare la scrivania, guarda che disordine. Quante volte capita, no? Che vi mettete seduti e in quel momento, oh no, non ho pulito la cucina. Qualunque cosa diventa una distrazione, ma se sei su Facebook, no. Se sei su Facebook o YouTube, allora non c'è nessuna distrazione, che, perché ormai l'abitudine si è creata. Quindi eccomi qui, lavoro sul mio telefono, altro problema, le notifiche. Eccolo lì, chi di voi usa WhatsApp? Iolita, hai finito la presentazione per Berlino? Che cosa fare in questo momento? Continuare BlueBlue o cliccare questo messaggio per andare a vedere, no? E continuare la conversazione? Troppe tentazioni, quindi le notifiche sono davvero un problema. Quando vogliamo creare una nuova abitudine, la cosa importante da fare è rimuovere tutte le notifiche. Adesso non so chi di voi, questo qui è per telefoni Apple, iPhone, ma Android sicuramente ha la modalità per togliere le notifiche. Fatelo, quando volete fare una cosa nuova fate in modo che non appaia niente nel vostro computer o nel vostro telefono, davvero importante. YouTube, altro problema, quante volte è capitato di finire su YouTube magari per vedere un video in svedese e poi dopo 3 ore dopo realizzare, ah, è ora di cena, dopo 60 video di YouTube, un video tra l'altro, perché YouTube veramente è una addiction, una, com'è in italiano, addiction? Una droga, una droga, perché addizione non funziona, una dipendenza, wow. Quindi internet un problema davvero grande, perché io mi ricordo, insomma, quando mi capita di non avere internet sono molto più produttivo, anche quando internet magari non c'è per qualche giorno a casa mia, per qualche motivo non funziona, divento più produttivo. E quindi ci sono dei modi per creare questa situazione, no? Nel telefono si può sempre con un click, basta veramente un click, ecco qui, modalità aeroplano. In questo momento il mio telefono non è raggiungibile, nessuna notifica, internet, nessuno mi può chiamare, non ci sono distrazioni. Non per tutto il giorno, magari solo per 20 minuti, per in quel momento lì in cui state facendo le flashcard o BlueBlue. Stessa cosa per il computer. Questa qui è un'applicazione che si chiama Freedom per Mac, credo ci sia anche per Windows. Sei tu a decidere quanti minuti vuoi essere senza internet. Quindi premi 25 minuti, ok, a quel punto il mio computer è senza internet per 25 minuti. Quindi se io provo ad andare su qualunque sito internet, non funziona, non riesco. E quante volte premo ok, 25 minuti, sto facendo magari, no, delle flashcard così,
e 30 secondi dopo sono su Chrome a digitare youtube.com e il mio browser mi dice server non trovato, impossibile stabilire la connessione. E io tra me che stupido, no? Solo un minuto fa ho cliccato non internet, però queste abitudini sono automatiche, quindi questi software, questi plugin, ce ne sono altri. Ecco, questo è l'effetto che si ha quando si installa Freedom, no? The website is not available. Ci sono altri metodi molto più hardcore, come hardcore in Italia? Molto più drastici, grazie. Nel mio computer, poi magari vi passo le slide, insomma, in 30 secondi potete inserire dei siti internet che non volete mai visitare ma che visitate tutti i giorni. Io c'era un sito di news italiano, non lo dico, però c'è un portale italiano di notizie che secondo me danno solo notizie a parte orribili, però anche brutte dal punto di vista delle news. E io però tutti i giorni ero lì, ogni mezz'ora andavo lì e digitavo a.it. E quindi quello che ho fatto è bloccarlo, quindi ogni volta che mi trovavo a digitare quel sito lì, la pagina non è disponibile. E ogni volta tra i miei video, vedi che stupido, però funziona. E quindi ho rotto questa, ho distrutto queste altre abitudini dicendo al mio computer di non farmi visitare queste pagine. Perché è meno smanettone, ci sono delle estensioni di Chrome, basta cercare block internet e trovate plugin infiniti dove potete inserire voglio solo fare 20 minuti di Facebook al giorno, 10 minuti di YouTube. E passati questi 20 minuti il vostro computer vi dice no, scusa, basta, torna domani. Sembra una piccola cosa, ma è davvero, aiuta davvero a ridurre il tempo perso passato su questi altri siti internet. Tornando al discorso della disciplina, ho letto una volta un articolo molto interessante per chi pensa che la disciplina sia non voglio vivere questa vita così organizzata, no? Ma la disciplina è davvero ricordarsi quello che voglio. Voglio imparare lo svedese, quindi nel momento in cui ho deciso quello che voglio imparare, a quel punto la disciplina mi aiuta a raggiungere il mio obiettivo. Quindi mi sto, perché mi forzo, no? Perché voglio togliere internet dal mio computer? Sembra una follia, no? Perché non mi aiuta andare su YouTube, non mi aiuta ad imparare lo svedese, andare su questo sito di news non mi aiuta. Quindi disciplina è importante. Ora, definire l'obiettivo. Imparare lo svedese è il mio goal, diciamo, però è un goal abbastanza, un obiettivo abbastanza vago. Quindi su BlueBlue noi abbiamo per esempio il numero di parole che uno può imparare, ma anche il numero di parole non è un obiettivo, secondo me, soprattutto all'inizio, interessante. È un obiettivo pericoloso, perché se io mi impongo, voglio imparare questo mese, diciamo, 20 parole al giorno, 600 parole, fatti i conti bene? 600 parole alla fine del mese, in svedese. Poi sono a metà mese e ne ho ancora 100. Che faccio? Lascio perdere? Quante volte, no? Adesso mi ricordo Chris nell'altra stanza, voleva fare 2000 caratteri cinesi in un mese. Poi magari arrivi a metà mese che ne hai fatti solo un quarto e che fai? Lasci perdere? Buttando via tutto o continui? Quindi, molto meglio stabilire degli obiettivi che sono così facili che non puoi dire di no. Che vuol dire? Per esempio, fare 10 minuti al giorno di svedese. Qualunque cosa, può essere qualunque cosa, se 10 minuti sono troppi, 5 minuti al giorno. Make it so easy you can't say no. Non è una frase mia purtroppo, I wish, l'avrei voluto, ma no. 5 minuti al giorno, che vuol dire? Questo oggetto tecnologico, non so chi di voi l'ha comprato dall'anno scorso, mi avevo detto di comprarlo, chi l'ha comprato? Questo è un timer da cucina, no? Che funziona benissimo anche per altre cose. 5 minuti. Quindi adesso per 5 minuti io ho questo timer, mi siedo, posso solo fare svedese per 5 minuti. Sono 5 minuti, non è la fine del mondo, no? Anche se mi arriva una telefonata posso richiamare fra 5 minuti. Alla fine di questi 5 minuti io ho una piccola vittoria, ho fatto i miei 5 minuti di svedese. Focalizzarsi sul risultato, sul numero di parole, sul quante flashcard, è pericoloso, soprattutto all'inizio.
perché all'inizio dobbiamo costruire, vabbè, questa si chiama la tecnica del pomodoro, dobbiamo creare una dose effettiva minima, che è una dose effettiva minima sia per imparare lo svedese, no? Che magari 5 minuti non sono abbastanza, ma 5 minuti sono abbastanza per creare l'abitudine di studiare lo svedese. All'inizio dobbiamo davvero focalizzarci su creare nella mia routine quotidiana il fatto che forse vado a prendere un caffè in un bar dove la barista parla svedese, quindi la mia abitudine è andare lì e ogni mattina e prendere un caffè. All'inizio devo sforzarmi, perché tante volte penso no, non ho tempo, sono in ritardo, il cervello lavora sempre per trovare delle scuse, soprattutto all'inizio, e quindi dobbiamo fare in modo che non è impossibile trovare una scusa per 5 minuti, no? 5 minuti sono 5 minuti, però questi 5 minuti creano un momentum, una valanga, diciamo, che alla fine dei 30 giorni farà in modo che 5 minuti ormai sono così facili che ne posso fare 10, 20, 30 minuti. Però iniziare con 30 minuti o con 1000 parole è pericoloso, soprattutto all'inizio, perché è troppo facile poi trovare scuse e dire ah, ma oggi non ho tempo, oggi devo fare questo, oggi devo fare quell'altro. Molto pericoloso. Quindi ho messo il mio timer, sono tornato su BluBlu, sto facendo il mio lituano, e un'altra tecnica importante è quella di non rompere la catena, appunto. Il Duolingo questo lo sa bene, chi è che usa Duolingo qui? Il tuo strike quanti giorni hai consecutivi? Magari 20 adesso. 20 giorni. Ieri c'era un ragazzo con 475 giorni, ma lui lavora a Duolingo. Però questa cosa della catena è importante, perché una volta che ho fatto svedese per 20 giorni non voglio interrompere questa catena, e quindi il 21esimo giorno, magari alle 11:45 di notte, prima di andare a letto, faccio i miei 5 minuti di svedese per non interrompere la catena, appunto. Avere un calendario anche sul muro, non a coprire il logo dei competitor, magari un po' più basso, dove si possa, no, segnare: oggi ho fatto i miei 5 minuti, oggi ho fatto i miei 10 minuti, oggi ho fatto la mia mezz'ora, oggi ho parlato al bar con la cameriera in svedese, oggi ho fatto una lezione su iTalki, in modo da poter poi creare questo pilota automatico, dove una volta fatto per un certo numero di giorni, quello che succede non solo che diventa spontaneo poi fare i miei 5 minuti di svedese, ma anche il giorno che io lo salto, diciamo salto sabato, domenica, lunedì non è un problema tornare a fare i miei 5 minuti di svedese. Mentre quando l'abitudine non è così forte, se io salto un giorno, il giorno dopo diventa quasi insormontabile tornare. Una volta, no, se uno inizia a correre, lo fa per una settimana, poi l'ottavo giorno non va perché ah no, fa un po' male la gamba, nono giorno basta, non si torna, diventa difficilissimo. Mentre se uno ha corso per un mese o per due mesi, anche saltare un mese o una settimana non è quasi più un problema, perché l'abitudine si è creata. Poi vedremo dopo quali sono i meccanismi, diciamo. Quindi eccoci qui, siamo la mattina, mi sveglio, sono sulla mia scrivania, mio Mac è qui, apro il computer. Oddio, dramma. Primo dramma, qualcuno ha installato Windows nel mio computer, che è un Mac. Secondo dramma, il desktop. Ho finito i miei 5 minuti di svedese. Questo timer è potentissimo. Dramma del desktop pieno di icone, no? Qual è la probabilità adesso che io inizi la mia giornata facendo 5 minuti di BluBlu? Bassa, direi. Almeno bassissima. Ci sono tantissime tentazioni. Devo non solo aprire Chrome, ma devo anche aprire Chrome e digitare blueblue.com, e invece magari inizio con gmail.com, poi passo a facebook.com, poi youtube.com, è ora di pranzo, e invece devo creare un ambiente che lo renda inevitabile, creare una scrivania pulita non solo fisicamente ma anche nel computer. Quindi la prima cosa che faccio quando apro il computer, già trovare la pagina aperta. Quindi prima di andare a dormire, sistemate il vostro computer in modo che la prima cosa che c'è quando aprite il computer è BluBlu in questo caso, ma potrebbe essere qualunque cosa, potrebbe essere qualunque abitudine che volete creare, no? Che sia flashcard o magari scrivere 1000 parole ogni giorno. Aprite il computer, deve esserci il vostro notebook pronto per scrivere.
così che potete iniziare la giornata per 5 minuti scrivendo o facendo blu blu. Prepararsi il giorno prima, il giorno prima. Se oggi non sono riuscito a studiare svedese, invece di dire ah no, troppo difficile, non ce la farò mai, preparo il mio computer in questo momento di rabbia, se vogliamo dire, no? In cui volevo farlo ma non l'ho fatto, preparo tutto in modo che il giorno dopo, quando apri il computer, è tutto pronto. Sembrerà una piccola cosa, ma averlo già lì senza dover cliccare in giro per trovarlo è fondamentale. Ecco qui, nascondere le distrazioni. Parlando di distrazioni, email, anche l'anno scorso, grandissima discussione sulle email. Eccoci qui, una classica Gmail, una schermata di Gmail. In quanti pensiamo, no? Non so quante volte controllate la posta, ma a me capita anche se sono in autobus, poi che sono annoiato, anche ogni 30 secondi. Apro inbox, passo da inbox a Facebook e non ho nient'altro da fare, o almeno credo, no? E quindi c'è questa noia e pensiamo sempre che ci sia qualcosa di davvero importante. Ma non c'è mai niente di importante, non so che vita avete voi, ma nelle mie email non c'è mai niente di importante. Quindi le nuove email, questa frenesia per le nuove email. Cioè, sono delle applicazioni, una tra tante boomerang, per poter evitare, sia per bloccare anche quante volte andiamo a controllare la nostra posta, ma spesso quante volte capita che ci arriva un'email, la rispondiamo, dopo 30 secondi ci rispondono e la rispondiamo e parte questa catena di botta e risposta che va avanti per tutto il giorno. No, non so, insomma, a me capita ogni tanto, no? C'è da fare una presentazione, chiedo, ma allora le slide quando devo mandarle? Lunedì? Ah, posso mandarle martedì? Va bene martedì? Sono passati 20 minuti e comunque sono passato, no, dallo svedese a rispondere alle email, dallo svedese a rispondere alle email. In questo modo quello che fa Boomerang è interessante perché scrivo la risposta. Chiedo per esempio a Judith, allora ci vediamo quando arrivo a Berlino domenica, e chiedo a Boomerang di mandare questa email domani. Quindi io l'ho già scritta, la invio, però l'email non parte, l'email parte domani. Quindi io non devo pensare più a niente, sembrerà una piccola cosa, ma evita spesso questo botta risposta, le email che si trasformano in chat. E poi passo tutto il giorno nell'email invece di fare qualcosa di interessante. Il principio di Pareto lo conoscete tutti, 80-20. Un'altra cosa importante, spesso ci focalizziamo a fare, la nostra giornata è piena di cose, no? L'80% delle cose che facciamo pensiamo di aver fatto tantissime, invece abbiamo fatto come risultato solo il 20%. Spesso il multitasking è anche un modo per avere l'illusione di essere impegnati, l'illusione di aver fatto tanto, quando invece alla fine del giorno abbiamo sì risposto a tante email, ma niente di davvero significativo. E adesso i numeri non sono sempre così, ma spesso, diciamo, in un'ora che io studio lo svedese sono i primi 20 minuti che danno l'80% del risultato. Quindi fare solo 20 minuti rispetto a un'ora, no? Invece di fare 40 minuti in più, ne faccio solo 20, ho già raggiunto l'80% del risultato e gli altri 40 minuti sono in più per raggiungere poi quella che è la perfezione, diciamo. È chiaro, se io voglio raggiungere la perfezione in una lingua devo sempre andare fino in fondo, però quel giorno che non posso tendiamo a sottovalutare questi 5 minuti, questi 10 minuti, 20 minuti, quando invece è proprio lì, in quei minuti iniziali, che c'è l'80% del risultato. C'è un esempio in un libro, quando si fa un disegno di una macchina, diciamo, nella prima ora al computer si riesce già a fare un disegno ben definito della macchina, e se uno vede le altre 5 ore sono veramente piccoli dettagli, no? Che sono quasi impercettibili, che però fanno la macchina perfetta, però è in quella prima ora che l'80% del risultato viene raggiunto. Quindi spesso non pensare che bisogna fare tanto per raggiungere il risultato, ma spesso sono piccole dosi che bastano per raggiungere già l'80% del risultato. Quindi molto spesso, parlando di abitudini e creazione delle abitudini, quei 5 minuti o 10 minuti al giorno bastano per aver fatto già l'80% di quello che avevamo previsto. Focalizzarsi sulle parti più importanti. Ora, lasciarsi controllare, questo è, parlando di
militarizzazione delle abitudini. Accountability, com'è accountability in italiano? Questa responsabilità, responsabilità. Ma in questo caso, questo è il mio profilo su Blue Blue. Quanto tempo ho passato questa settimana? Zero. Quindi la cosa che si può fare è... No, non è vero, questo è il mio account Duolingo. No, questo è il mio account su Blue Blue, zero. E la cosa che si può fare è, e l'ho fatta e funziona, con un amico dire: guarda, ti do 10 euro al giorno ogni volta che non faccio 10 minuti su Blue Blue. Il mio profilo è online, puoi controllarlo, tu guardi quello che ho fatto ieri, se non ho fatto 10 minuti devo darti 10 euro. E vedete come subito le statistiche vanno in alto. Ancora meglio dargli i soldi prima, quindi faccio, ti do 50 euro oggi e ti dico: per ogni giorno che non faccio 10 minuti di Blue Blue ti puoi tenere 10 euro. E funziona, perché nessuno vuole perdere 10 euro, quindi funziona davvero. Il vostro amico sarà molto felice, avrete un amico felicissimo che vi vorrà bene, e in più c'è qualcuno che vi controlla. Sembra strano, ma all'inizio, quando l'abitudine non è stata creata, c'è bisogno di qualcuno. Molto spesso, quante volte andiamo anche solo prenotare una lezione su iTalki, o andare ad un corso di lingua, il fatto di doversi presentare ogni giorno, che c'è qualcuno che ci controlla, è uno stimolo in più a farlo. E pagare veramente i soldi sono sempre uno stimolo che funziona. Fare errori non è normale. Che cosa significa? Che c'è quel giorno in cui non posso fare lo svedese, quel giorno in cui non riesco, quel giorno in cui che volevo ma non ho potuto. È normale, è normale. L'importante è non creare questo senso di colpa e dire: no, oddio, perché il senso di colpa aiuta solo a non farlo il giorno dopo, lo rende ancora più doloroso, diciamo. Se cominciamo a collegare il dolore con un'abitudine che dovrebbe essere piacevole, no? Lo studiare una lingua, nel momento in cui comincio a collegare il senso di colpa al fatto che non sono andato a correre, al fatto che non ho fatto le flashcard, al fatto che non ho fatto Blue Blue diventa quella cosa negativa che inconsciamente tendo a non voler fare. Quindi piuttosto rilassarsi e non pensare che sia un problema, ma capire appunto perché ho sbagliato. Forse il fatto che quando apro il computer la prima cosa che c'è è Gmail non mi aiuta a fare i miei 5 minuti di svedese. Forse è lì il problema, devo lavorare su togliere queste distrazioni, capire e migliorare. Ora, questi sono le tre parti principali della creazione di abitudini, no? C'è un reminder, ed adesso si dice reminder, l'ho sentito dire, c'è un qualcosa che ci ricorda l'abitudine, poi c'è la routine vera e propria e c'è la ricompensa. Il reminder potrebbe essere questo, per esempio: ogni volta che vedo questo timer so che devo fare 5 minuti di flashcard, per esempio. Quindi questo qui è il trigger, è l'oggetto o la sensazione o il luogo. Ogni volta che sono in cucina potrebbe essere quello, collegato ad un luogo, collegato ad un oggetto, collegato a qualunque cosa. Ci deve essere un collegamento. Poi c'è l'azione e la ricompensa. La ricompensa è che cosa ricevo alla fine di questi 5 minuti di flashcard. E spesso basta dire a se stessi: ah, bravissimo. E anche inconsciamente, però... Che cosa guadagno da questi 5 minuti di svedese, da questi 5 minuti di flashcard? La ricompensa è molto importante, il reward. Perché quando creiamo un'abitudine vogliamo creare questa nuova identità. Non so se sono una persona che è in grado di studiare 1000 parole. Non lo so ancora, non avendolo mai fatto. Secondo me chi già ha imparato altre lingue ha creato un'identità: so che riesco ad imparare una nuova lingua. Quindi l'altra lingua già parto avvantaggiato rispetto a chi non conosce una nuova lingua, no? All'inizio la mia identità non mi permette di dire: sì, imparare una lingua è facile, perché non so di averlo fatto. Quindi devo creare questa nuova identità. L'importante è crearla con delle piccole vittorie, appunto. Parlando di questi 5 minuti al giorno, so che posso fare 5 minuti al giorno di flashcard, 5 minuti al giorno di Blue Blue, 5 minuti al giorno di Duolingo. Queste piccole vittorie creano in me la consapevolezza di poter essere la persona che è in grado di farlo. E poi partire con mezz'ora di Blue Blue o un'ora di conversazione ogni giorno
no? Non so chi ha provato a fare un'ora di conversazione ogni giorno, diventa facile trovare delle scuse per non farlo, ma 5 minuti di conversazione al giorno è impossibile dire di no. E questo crea l'identità di una persona: sono in grado di parlare ogni giorno svedese. Non serve un'ora per creare l'identità di una persona che è in grado di parlare un'ora svedese ogni giorno, no. 5 minuti bastano per poter dire: posso parlare svedese. Da lì riesco a creare 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti in più. Ma per creare l'identità ho bisogno di queste piccole vittorie. Ora, la ricompensa, abbiamo parlato, è molto importante. Perché? Perché la ricompensa, quando io, diciamo, lavarsi i denti, vedo lo spazzolino, mi lavo i denti, forse c'è anche là, ecco, mi lavo i denti, rewards, la ricompensa è questo sorriso bellissimo, un alito profumato, quello che volete voi. Ora, se questa abitudine c'è, spesso diventa difficile capire qual è il reminder, qual è la ricompensa per le abitudini che facciamo con il pilota automatico. Non ci rendiamo conto che lo spazzolino è lì ogni mattina, è automatico. Ma provate a nascondere lo spazzolino. Quando manca questo trigger, questo elemento, questo oggetto che rende l'abitudine automatica, c'è già un momento di difficoltà. E neanche il reward, diciamo, la ricompensa. Non pensate ogni mattina, guarda che bel sorriso, no? Non c'è ogni mattina questa consapevolezza, però è internalizzata e c'è. E c'è addirittura nel momento in cui prendiamo lo spazzolino. Nelle abitudini che sono così forti, la ricompensa si sposta all'inizio. Allora, qui andiamo a... adesso mi muovo, posso muovermi? Cameraman, camera girl. Questo è il momento in cui, diciamo, questo è un altro esempio, ma vedo il timer, ok? Vedo il timer sul tavolino. Vedo il trigger, questo qui è il reminder. Qui è l'azione, quindi sto studiando svedese. Sono su blu a stella svedese. Qui è la fine dei miei 5 minuti o 10 minuti, quando il timer suona, c'è la ricompensa e la felicità. Ok? Sono molto felice perché ho fatto quello che dovevo fare. Questo succede all'inizio della creazione dell'abitudine. Ora, se mi arriva un messaggio in questo momento qui, se qualcuno mi telefona, se c'è una notifica, la probabilità di distrarsi è altissima. Quindi se io sono lì a fare i miei 5 minuti e mi arriva un messaggio, vado a cliccare sul messaggio, perché non ho creato ancora l'abitudine. La cosa importante che hanno visto studiando le abitudini è che appunto c'è questa fragilità in mezzo, ma quando l'abitudine è creata, il reward, la ricompensa, c'è già all'inizio. Quindi nel momento in cui io vedo l'oggetto, il timer, e so che devo studiare svedese, sono già... che ore sono? Ci siamo, micro 3 slide, forse. Sono già felice. Quindi, perché la militarizzazione delle abitudini? Ok, questa è la parte più importante, Perché nei primi 30 mesi siamo molto fragili. Qui è facile disturbarci. Nel momento in cui l'abitudine è creata, io inizio, sono qui a fare i miei 10 minuti, sono già felice. Sono felice prima di finire. Se uno vuole iniziare a correre ogni giorno, il reward, la felicità, c'è solo alla fine della corsa. Ma per chi già ha questa abitudine, l'endorfina, la felicità, c'è nel momento in cui tocco le scarpe e decido di andare a correre. In quel momento qui non c'è più nessuna distrazione che riesce a portarvi via dalla vostra abitudine. Ora, chiaramente le abitudini creano dipendenza, loop, disciplina, ricordatevi cosa volete, ok? Andiamo avanti che abbiamo 10 minuti, va tutto bene, nel senso, quando sbagliate non vi preoccupate. Quello che voglio dire, Facebook vi disturberà, YouTube vi disturberà, le email vi disturberanno, fate in modo allora che queste distrazioni lavorino per voi. Facebook può essere in svedese, potreste avere conversazioni in svedese su Facebook, YouTube quanti video in svedese o in qualunque lingua state studiando, la stessa cosa per le email. Iscrivetevi a tante newsletter in quella lingua che state studiando, così ogni volta che andate a controllare la posta sicuramente ci sarà qualcosa di interessante da leggere o da studiare. Bisogna crederci, all'inizio
è molto importante per creare queste nuove identità, davvero credere di poter essere la persona che può imparare lo svedese. Questa è l'ultima slide, Judith, we can relax. Mi è piaciuta molto questa frase, presa da All Japanese All the Time. You don't learn a language, you get used to it. Ok, non impariamo le lingue, ci abituiamo alle lingue. Nel momento in cui le lingue fanno parte della nostra giornata, diventa naturale parlarle, diventa naturale usarle e averle proprio come parte della nostra identità. Grazie.